cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi al di fuori di me, perché io le piacevo e mamma m'odiava, era contro di me. Se non ero stato il suo ragazzo era colpa di lei. E uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso, rimandandola da te. Un giorno io vidi lei entrare nella mia stanza. Mi guardava silenziosa, aspettava un sì da me. Dal letto io mi alzai e tutta la guardai. Sembrava un angelo, mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua e di pietra io restai. Dal letto ritornai, piangendo la sognai, sembrava un angelo. Mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca. Signor Iari, buongiorno, buongiorno. Questa diretta è molto bella, lo sapete È perché? come se sto a casa da solo a farmi la barba. Però, con la piccola differenza che c'è state voi e mi fate compagnia. Entro oggi sta diretta, hanno vista 30.000 persone. La differenza è solo questa. Dal letto io tornai e tutta la guardai. Sembrava un angelo, mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua. E di pietra io restai, dal letto io mi alzai, piangendo la guardai, sembrava un angelo. Mi stringeva. Che poi questa canzone inizia e dice, cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai? In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me, perché io le piacevo, bambara, 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 bambara. E mamma m'odiava, era contro di me. Se non ero stato il suo ragazzo, era colpa di lei. E uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso, rimandandola da te. Un giorno io vidi lei entrare nella sua stanza, mi guardava silenziosa, aspettava un sì da me. Dal letto io mi alzai e tutta la guardai. Sembrava un angelo, mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua e di pietra io restai, mamma, e questa è. Buongiorno a tutti intanto, intanto buongiorno a tutti, chi va, chi si accinge. Ad andare verso scuola, chi va al lavoro, chi sta in mezzo al traffico, chi lo sta più al culo, diciamo che vi faccio compagnia, ragazzi, dai che vi faccio compagnia. Il brasiliano mi fa compagnia e per me è un onore. Per me è un onore fare farvi compagnia. Dal letto io mi alzai guardando. Na, sembrava un angelo, mi stringeva sul suo corpo, mi teneva la sua bocca,
mi diceva sono tua e di pietra io restai. Molto bene, molto bene sembra. Buongiorno a tutti ragazzi. Dice buongiorno, buongiorno. Io sono Francesco. Allora, per chi è titubante, per chi ha fatto le vacanze e si sente un po' sovrappeso e dice però a me non mi va di andare in palestra, io parlo per quella categoria che non gli va di fare un cazzo, eh? Quella categoria che non lavora e non gli va. Ancora non lo sa se è carne o se è pesce, alzatevi dal letto, regà. Andatevi a segnare in palestra, iniziate intanto l'anno nuovo a fare un po' d'attività. Mica che vi dico che dovete diventare come me, anche perché nemmeno un miracolo ve può far diventare come me, quindi io non vi dico questo, però almeno andate in palestra, iniziate un pochino, iniziate un pochino a muovervi ragazzi, dai! Allora, vi dico che innanzitutto la vita è una cosa meravigliosa. E ora vi spiego perché. La vita è imprevedibile, perché fino a qualche mese fa moltissimi di voi avrebbero... Aspettate. Moltissimi di voi mi volevano morto, anzi ti favano proprio per la mia rovina, no? Perché poi dopo che sono usciti quei video, diciamo, la gente era proprio sicurissima, dice meno male, un coglione di meno, solo siamo giocato. Siccome la vita è meravigliosa, che cosa è successo? Vi sto raccontando quello che mi è successo negli ultimi mesi. Siccome la vita è meravigliosa, dei signori molto importanti hanno visto questo video e mi hanno voluto incontrare per forza, perché hanno pensato questo ragazzo, diciamo che sono andati oltre il mio aspetto, sono andati oltre i miei tatuaggi, diciamo che sono andati oltre, perché loro stanno oltre, perché loro stanno, se io sto nel 3000 loro stanno nel 3070. Detto questo, diciamo che la mia fortuna, per questo la vita è meravigliosa, quello che sta accadendo a me potrebbe accadere ad ognuno di voi, però se state a letto non va a accadere niente. Uno deve andare anche incontro, anche sbagliando, vi dico la verità. Allora, diciamo che anche sbagliando, no? Vi posso permettere anche degli errori, perché la vita io non ho fatti neanche, ancora li sto fa. Perciò vi dico, andate, uscite, sbagliate, cascate, rialzate. La vita è fatta per questo. La vita è meravigliosa. Poi, se vi dice bene, siete intelligenti, appena passa il treno, c'è il sonpate sopra. È facile, non è proprio facilissimo.